Questo documento, ritenuto per molto tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale splendore. In questi lunghi anni molte se ne son dette e nell'ora in cui i vigliacchi si proclamarono eroi sul regime che volle ridare dignità all'Italia piovve una marea di calunnie. Ma fulgido resta l'esempio d'un manipolo di uomini che lontani da queste seppero regalare all'Italia un regno nuovo. Fecchia, Pini, Baldacci, oggi la storia sta finalmente per rendere onore a questi eroi. Non per apporre postuma sui loro orgogliosi petti una inutile medaglia, ma per rendere omaggio alla storia dell'uomo che si eleva al di sopra della bestia e dall'alto la dileggia. Credano lor signori a quel che vogliano. Lo si pensi anche un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine. E ridano pure questi orgogliosi e fieri fotogrammi scritti col sangue e il sudore degli eroi. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo questo puro, mero, meraviglioso e pur incontestabile fatto storico che intero s'annuncia e si rapprende in questa semplice e pur lapidaria frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista. Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco. I nostri eroi van dritti al cuor della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Fascisti su Marte, con un moschetto e un menefrego dentro al cuor. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili, conquistator del sangue e colodor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti su Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti su Marte, noi ti daremo al nostro duce, al nostro re. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili, conquistator, il mondo al nostro dor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti. Maggio 1939. Dopo un terribile viaggio ipodermico sotto sale, i nostri eroi riprendono conoscenza e atterrano sul pianeta rosso. Marte è ostile, rigido e s'oppone con aliena ostinazione alla irrevocabile conquista della rivoluzione fascista. Primus, l'ossigeno. Su Marte non c'è atmosfera ed anche il torace più maschio impavido annaspa nel vuoto e cerca ristoro. Fecchia e Pini annaspano. Freghiera, campione littorio di nuoto, detto il balilla impermeabile, ha il solo fiato per dire non c'è aria. Ma qui è Barbagli che deve riaffermare il valore dell'uomo sopra la natura. Ed ecco dimostrare cosa può la volontà temprata dall'insegnamento del duce contro i semplici impedimenti fisici. Me ne frego, dice, e paonazzo ma non domo, incita i camerati a seguire il suo esempio. Freghiera, che porta il busto del duce, si volta per dar luce al sempiternamente fulgido esempio. Il duce non si lamenta. Gli uomini esitano. Ad ogni costo le fonti fermerò, i nuovi pervulcano contro... Ma infine eseguono l'ordine categorico ed ecco da lì a poco adattarsi alla ingenerosa atmosfera. Un semplice menefrego sostituisce respiratori e vezzosi orpelli con cui le donnette arricchiscono il paese della sterlina. E la marcia riprende. Ossigeno o no, Marte sarà conquistata. Se il mezzo pugnale moschetto a passo romano si va. Un manipolo di eroi. Fecchia, Pini, Barbagli, Freghiera e Santo Dio. Fecchia, l'impavido atleta di mille imprese. Santo Dio, il silenzioso soldato cui dobbiamo queste strepitose riprese cinematografiche. Freghiera, il veterano della marcia su Roma ed ora su Marte, vero eroe dei due mondi. Pini, il cui sguardo ha sciolto i cuori di tante sognanti fanciulle. E infine Barbagli, devoto molto più al duce che alla sua stessa madre, la quale caldamente lo ricambia. I nostri avanzano sotto le due lune, Phobos e Deimos.
L'una assai più piccola della nostra, l'altra poco più che un tubero, un aborto della società bolscevica con cui l'arido pianeta condivide il colore. I nostri avanzano e si sentono osservati, ma ancora non è un vero indigeno nemico che li osserva, ma la storia stessa. Ecco la prima bandiera che rivendica il terreno alieno al re d'Italia e al nostro duce. Marte è italiana, Marte è fascista. Fecchia pone la bandiera, ma il suolo le nega asilo. Barbagli ordina, Fecchia la ripone. Marte ancora resiste. E infine il saluto vittorioso. S'avanza dunque in ripetute prove di coraggio ed ardimento, ma a contrastare i nostri c'è solo sabbia, sassi vermigli e vezzose dune di porpora. S'avanza per noiosi chilometri. Barbagli fa il passo del giaguaro. I suoi stremati rinunciano alla prudenza militare. Ci si accampa. Senza nulla togliere al valore e alla difficoltà dell'impresa, il pianeta rosso sembra deserto e desolato. Tra gli uomini, rapido si insinua a serpeggiare il veleno disfattista del pessimismo. Barbagli s'acchiotta al duce per chiedergli consiglio. Come un padre d'origine divina e romana, egli gli parla. La sua voce riecheggia nell'animo di Barbagli, gli dà conforto. Un lontano respiro che per il nostro è una potente voce di sprono. Ed ecco che riconfortato s'alza e va a dar coraggio ai suoi uomini. Siate fieri e sereni e ristoratevi d'un meritato sonno fascista. L'impresa di Marte è appena cominciata.